le evidenze disponibili, quelle pubblicate, fanno riferimento ai sottogruppi di pazienti affetti da neoplasia nota che sono stati arruolati negli studi di fase 3 di confronto tra un nuovo anticorpo naturale, un anticorpo naturale diretto e la terapia classica, vale a dire l'eparina a basso peso molecolare e la varfarina. Non più del 5-6% del 6% della popolazione arruolata in questi studi aveva neoplasia, quindi tutto sommato i dati non sono numerosissimi. Quello che possiamo dire sulla evidenza dei singoli sottogruppi, ma soprattutto di un paio di meta-analisi che hanno analizzato in maniera cumulativa efficacia e sicurezza in un numero di pazienti che comunque arriva intorno ai 1200, quindi sicuramente abbastanza corposo. Ci dimostra come anche nei pazienti con cancro gli anticoagulanti orali diretti sono efficaci e c'è qualche punto per dire che sono addirittura più sicure rispetto alla terapia con la varfarina. Un limite importante dei dati che abbiamo a disposizione è che gli anticoagulanti orali diretti sono stati paragonati alla varfarina, che attualmente non è il gold standard di riferimento per la terapia della malattia tromboembolica venosa nei pazienti con cancro, ma sono l'eparina a basso peso molecolare. Quindi indubbiamente abbiamo dei dati attualmente interessanti, ancora un pochettino preliminari, che necessitano di conferme a breve con studi randomizzati disegnati ad hoc in cui un nuovo anticoagulante orale diretto viene confrontato all'eparina a basso peso molecolare in una popolazione neoplastica, quindi in pazienti con evento tromboembolico venoso e cancro. La ricerca futura si è già indirizzata e tra poco avremo a disposizione i risultati del primo studio che appunto confronta un anticoagulante orale diretto, nella fattispecie l'edoxaban, con il gold standard di trattamento del tromboembolismo venoso nei pazienti con cancro, vale a dire l'eparina a basso peso molecolare. Lo studio si chiama OXAI VTIA Cancer, è uno studio che ha arruolato 1050 pazienti. I risultati verranno presentati a dicembre, quindi tra pochissimo tempo, e ci daranno delle informazioni molto importanti perché per la prima volta un nuovo anticoagulante, un anticoagulante diretto, viene testato con eparina a basso peso molecolare. Uno studio, tra l'altro, con un endpoint estremamente interessante da un punto di vista clinico, vale a dire la sommatoria di recidive tromboemboliche venose e complicanze emorragiche maggiori. È la prima volta che questo succede perché solitamente i due endpoint sono separati. Questo è uno studio che a mio parere avrà un grande impatto clinico, ci dirà tra l'altro quali sono anche, ci suggerirà quelle che potrebbero essere le eventuali anche interazioni tra chemioterapici e in questo caso edoxaban, che non sono mai state studiate da un punto di vista clinico, quindi i risultati di questo studio sono attesi veramente con grandissimo interesse dalla comunità scientifica internazionale.